Ruggero Razza era, diciamo, diventato noto alle cronache non soltanto siciliane, diciamo al paese intero, per quell'inchiesta su presunti dati legati ai casi Covid falsati. E lei ha riconfermato, lui si era autosospeso, una cosa del genere, lei invece gli ha riconfermato la fiducia dicendo che si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, il che è un fatto, non c'è dubbio. E però io le chiedo, c'è poi una questione di opportunità politica, evidentemente lei la pensa diversamente? Non c'è dubbio. No, no, l'ho fatto proprio per una opportunità politica. Non ho difficoltà a dirlo. Se in Italia un amministratore deve andare a casa perché riceve un avviso di garanzia per un reato che non è associativo, che non è di mafia, mezza classe dirigente in Italia deve lasciare le istituzioni. Okay. Oggi. No, 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 io capisco il concetto, Presidente. Politica e magistratura debbono mantenere l'equilibrio. Ma sa perché mi riferivo all'opportunità politica? Nel rispetto, naturalmente, del corso della magistratura. Sa perché però mi riferivo all'opportunità politica? Aspetti, sì, sì. Le completo magari il mio pensiero. Sì. Perché Razza, l'assessore Razza, è quell'assessore che in una famosa intercettazione aveva detto spalmiamo i morti, riferendosi alla ripartizione dei dati su più giorni. Tra l'altro dico aveva detto, e lo dico diciamo senza usare periodi ipotetici o comunque condizionali, perché lui stesso poi si è scusato di quella frase. Aveva detto che era stata una frase infelice. Allora, se io leggo quella frase lì e penso a tutte le vittime che abbiamo avuto, eccetera, eccetera, penso che la questione dell'opportunità politica ci sia, ma ci sia nella direzione di dire fai un passo indietro e resti laddove ti sei messo facendo un passo indietro. Perché lei non la pensa così? Perché se una parola maldetta, è chiaro che la spalmatura si riferiva ai numeri, non si riferiva ai morti, mi sembra fin troppo chiaro, certo. E la usano tutti, soprattutto negli uffici, fra collaboratori, si usa spalmiamo, spalmatura, ma era riferito al numero, non alla sacralità della vita. È chiaro che quell'avviso di garanzia, quando poi il magistrato dice i numeri o falsati o no, non avrebbero cambiato la scelta del colore, io mi chiedo se è solo un'opportunità politica. Certo che è un'opportunità politica, ed io non voglio far passare il principio che un avviso di garanzia per falso ideologico debba porre fine ad una esperienza di governo. Io difendo il primato della politica, e infatti lei lo difendo senza mezzi termini. Gli ha riconfermato il suo ruolo, poi a casa e ovviamente si fanno le responsabilità. Ma certo. Poi la magistratura farà quello che dovrà fare, certamente, è giusto, grande anche rispetto. Anche perché viene per da chiedersi perché li spalmi se non ha nessun effetto sul colore. Tu li spalmi perché forse pensi che debba avere un effetto sul colore. Però questo deciderà la magistratura. Tutta l'Europa. Deciderà la magistratura. Brava, grazie Presidente Musumeci, grazie Massimo De Manzone, andiamo in pubblicità e ci vediamo presto.